Dalla spiaggia al giardino, lo studio De Signum ha reinterpretato in chiave contemporanea il picnic con una formula ristorativa studiata ad hoc. Allora, Lorenzo Longo, tutti pensiamo al giardino solo all'esterno, mentre questo progetto è studiato anche per essere adattato all'interno, scardinando la classica regola del picnic. Ce la racconti? Sì, abbiamo appunto voluto reinterpretare la formula classica del picnic, per cui uno si porta il proprio cestino da casa andando in un ambiente all'aperto. In questo caso abbiamo voluto portare in una formula indoor il nostro picnic, per cui proponendo una nuova formula ristorativa dove il cliente, entrando all'interno del nostro spazio, troverà il proprio kit composto da ovviamente varie tipologie di menù preparate ad hoc e comunque in uno stile un po' bucolico e legato alla formula del picnic, utilizzando comunque dei materiali per quanto possibile ecologici e comunque a basso impatto ambientale. Ed è così che abbiamo voluto poi far ruotare attorno questo spazio, creando un'atmosfera che ci riportasse in un ambiente chiuso, appunto la natura di uno spazio aperto, di andare a creare delle campane fiorite o comunque che dessero l'idea di uno spazio all'aria aperta che spesso non è possibile, di cui non è possibile avere un utilizzo durante i periodi invernali, per cui una città come può essere Milano, dove comunque i parchi d'inverno sono poco fruibili, almeno sotto questo punto di vista della scampagnata, noi abbiamo voluto proporre appunto il picnic in un ambiente indoor. Questo fiore di macarones? Sì, allora, grazie a questa idea di Marcello Ferrarini abbiamo voluto creare all'interno del nostro spazio dei fiori da poter raccogliere e poter degustare insieme a tutto il resto delle prelibatezze. Facciamo raccontare a Marcello Ferrarini il suo saggio concept. Prego Marcello. I macarones sono romantici, prego. Sì, ho cercato di interpretare il messaggio dell'architetto Longo proponendo appunto dei macaron francesi, quindi un dolce estremamente dolce, romantico, che interpretato in questo prato funge da fiore per essere colto e mangiato. Inoltre in quest'area faremo delle degustazioni di picnic time, quindi ho proposto dei menù vegetariani, proprio per rimanere in tema con il contatto della natura, di conseguenza un trionfo di verdure, un piatto unico composto da dei rigatoni e da delle verdure saltate, e un succo di mela 100% senza zucchero, e infine come piccolo dolce, per lasciare quest'area con appunto qualcosa di dolce in bocca, una mousse di mele e mirtilli. Come lo trovi? Buonissimo, buono, veramente buono, delicato. Quindi questo è il nostro picnic time e ho cercato di contribuire a questo lavoro con la mia esperienza sotto questo punto di vista. Grazie. Grazie a te Marcello.